Lectio Magistralis, fake news, un pericolo per la democrazia. Fake news, un pericolo per la democrazia, è stato il tema proposto dall'Università Popolare della Libertà nell'anno accademico 2020. L'incontro si è tenuto ieri pomeriggio nel Salone del Sindacato di Viale Santa Panagia. A sviluppare la tematica è stato il giornalista Carmelo Miduri, il quale ha disquisito come ormai il termine fake news è diventato onnipresente non solo nel linguaggio del mondo virtuale ma anche in quello quotidiano. Nonostante il suo utilizzo sia incrementato negli ultimi anni, è erroneo pensare che rappresenti un fenomeno recente. Nel corso della storia dell'umanità e dell'informazione le notizie false sono sempre esistite e gli esempi certo non mancano, spesso con conseguenze nefaste. Oggi il mondo occidentale si trova in stallo davanti all'enorme mole di notizie false che circolano soprattutto su internet e nel mondo dei social network. Se è vero che aziende come Facebook, Twitter e YouTube devono dotarsi di tutte le precauzioni per tutelare gli utenti, è altrettanto vero che essi devono collaborare con le stesse evitando di favorire la diffusione virale di falsità, laddove sfuggono al controllo dei diversi algoritmi. Se cade in un incidente del genere c'è un codice deontologico da rispettare, c'è una commissione etica presso l'ordine professionale, eccetera. Ma oggi fare un giornale posta sotto e ci giornali chiudono rispetto a 20 anni fa. Voi pensate, noi siamo passati da 75 quotidiani in Italia a meno di 40. La cassa di previdenza dei giornalisti sta fallendo. Tra volte in mese può darsi che non mi pagano la pensione perché è caricata di cassa integrazione, cioè stanno licenziando un sacco di giornali perché nessuno legge i giornali. Nel 96 c'erano circa 7 milioni di persone che compravano il quotidiano in edicola, oggi siamo a 2 milioni e mezzo. Qui, pensate. Mentre Facebook aprire un sito internet costa 15 euro l'anno. Aprire una pagina Facebook non costa nulla, un blogger, uno si inventa blogger e fa opinione e non paga niente, nessuno gli va a chiedere neanche se la cosa IVA, se paga le tasse, se paga l'IRPEF. Ci sono milioni di persone che fanno questo tipo di attività. Ecco, come si costruisce? Allora, intanto, che cosa fa chi deve inventarsi una notizia falsa? Cerca di renderla verosimile, non assolutamente impossibile. Gli mette sotto la firma o la dichiarazione di un... Per esempio, parliamo di sanità, che è una cosa molto, molto importante. Scrivono, il professor Giovanni Vatalabesca dell'Università del Kansas ha detto che mangiando la zampa della rana che ricrescono i capelli, ma non vuol dire questa cosa. Il professore, ecco perché è un professore, no? Non mangio le rane. Quindi si cerca di renderla verosimile, e peraltro ora sempre più vengono sempre più affinate, perché prima con un occhio un po' attento, quando la bufala era rossa la si riconosceva, quando qualcuno la sparava grossa, spesso la sparano anche grossa gente che con l'italiano zoppica, e quindi noi possiamo capire, mentre qui già entriamo nel discorso come capire le bufale, possiamo capire che non è scritta bene. Ora stanno diventando sempre più bravi, imitano l'impaginazione di un giornale online. A proposito, se voi doveste andare a leggervi il giornale La Repubblica online, che sito cerchereste? Ditemi www. Qualcuno faccia l'ipotesi. La Repubblica.it. Ebbene, quello è un sito falso. Repubblica, quando decise di aprire il suo sito, andò lì a vedere e vide occupata, parola occupata. A proposito, c'è gente che ha fatto affari 20 anni fa, inventandosi siti, registrandola a 15 euro all'anno presso il CNR, e poi se l'è venduto a milioni di euro. Perché se io, furbo, pensavo prima o poi il Corriere della Sera se lo fa un sito, lo registro io, Carmelo Miduri, 15 euro,
da me deve venire il Corriere della Sera se vuole. E magari maggio. E se invece controllate sui vostri smartphone, voi per trovare Repubblica dovete digitare www.repubblica.it, non la Repubblica. La Repubblica è un sito falso di fake news.